cerchi, non copi? Al teatro numero 3. La parte non è grossa, ma è piena di sostanza, di significato. Una di quelle parti che incidono o muovono. Io vi spalango una porta aperta. Se non ci sapete approfittare, peggio per voi. Ecco, vede, non è questo. È che la parte, come dire, ci pare un po' scabrosa. Scabrosa? No? Il nudo è la cosa più pulita che ci sia. Il nudo, quando non è volgarità, è arte, è armonia, è libertà. E perché no, diciamolo pure, è denaro. Ma è proprio nudo nudo? Signora mia, non esiste il nudo nudo e il nudo vestito. Esiste il nudo e il vestito. Del resto, se mi serviva un'attrice vestita, non avrei offerto 3 milioni per 5 giorni di lavoro. Avevamo detto 4. Vabbè, 4 giorni. No, no. 4 milioni. Mi ricordo che... 3, 4, non ha importanza. Io non vado a queste sciocchezze. Vabbè, 6 milioni sono 4. E poi la scena si svolge su una spiaggia. E il mare rende tutto più pulito, più armonioso. Lei dovrebbe spogliarsi completamente come per fare il bagno nuda. Poi vede da lontano avvicinarsi un uomo con una scimmia. Un uomo con una scimmia? Ecco, scusi, ma quest'uomo, com'è? Nudo anche lui e anche la scimmia. Ecco, vedi, non è tanto per il nudo, quanto, come dire, per l'amplesso. Che a me personalmente mi dà un po' di fastidio, capito? Oddio, io sono un uomo moderno, vero? Disinibito. Ma forse non ci siamo capiti. È probabile. Con l'uomo non c'è nessun amplesso. L'amplesso avviene con la scimmia. Ah. Con la scimmia? Sì, ma intendiamoci, non si tratta mica di King Kong. Una scimmietta piccola. Allora? Beh, se la scimmia è piccola... Abbiamo visto gli amplessi con i cani, con i cavalli, ma a pensare alla scimmia siamo stati i primi noi. Bravi. Che ne dici, Oriana, tu? E tu? No, no, dillo prima tu. In fondo, si tratta solo dei 5 giorni. E poi, se la scimmia è piccola... Ma sì. Allora lo vogliamo firmare questo contratto? Guardi, commendatore, io lo faccio proprio per far piacere a mia moglie, che ci tiene tanto. No, se lo fai solo per me, lasciamo stare. Dove devo firmare? Qui, vicino a suo marito. Ecco fatto. Tra persone intelligenti ci si intende subito. Vedi, Rosalba, questo è il signore che ti farà diventare una diva del cinema. Ciao, cara. Però intendiamoci, commendatore, durante le riprese io voglio essere presente, perché mia figlia in questo ambientaccio del cinema sola non ce la mando. Ah, no, no. Vieni, Angelo mio, vieni, bella della battuta.